Ciao a tutti, bentornati sul mio canale vegano. Oggi vi faccio vedere cosa ho comprato con l'assistenza tecnica di Mork. Mork? Di ciao, ciao, vediamo se c'è qualcosa di edibile per un gatto. No, non c'è niente, Mork. Vabbè, allora ho fatto due salti, cioè ho fatto i salti in due supermercati. Sono andata dal solito Aldi e poi dal Familab. Ne parlo naturalmente per chi abita a Verona. E Mark no, eh. Ho voluto provare da Aldi, praticamente ho trovato questi falafel bio preparato per farli pronti. Come vedete il contenuto è normale, non c'è niente di strano. La preparazione è molto semplice, il costo è di 1,49 euro, quindi buono. Adesso provo a farli, si mettono in acqua bollente, sono bio e vabbè, insomma, secondo me magari viene la voglia improvvisa e non vuole comprare quelli già fatti completamente, se li può fare in casa, insomma, fa anche un'ottima figura magari. Poi, sempre da Aldi, c'erano i cachi che io veramente adoro. E questi qua poi sono quelli, i cachi Lotto di Romagna, che sono veramente il top, diciamo, almeno per i miei gusti. E questi li ho pagati 1,39 euro della confezione, che sono 850 grammi. Poi fare cose bio che c'erano oggi, con me così ho fatto più o meno. Non guardate i tagli, perché sono le unghie dei megataci, devo comprare la tovaglia nuova. E c'era questo riso che erano, diciamo, questa c'era per un periodo breve, penso sia, e che costa 1,49 euro. Magari faccio qualche insalata, diciamo così, va bene. Poi io sono patatara, vero, nel senso che mi piacciono sempre le patate diverse da solito. Ho trovato questa, sempre lì da Aldi, questa patata della Sila, coltivata in Calabria, che vedete ha tutta una pappardella qua delle sue caratteristiche. E vabbè, non costava un occhio della testa, costava 1,49 euro, e sono un chilo e mezzo, e volevo provare a vedere, a sentire come sono, insomma, queste patate. Sono patate russe, sapete che i vegani dovrebbero cercare di mangiarne poche per un discorso che sottraggono più calcio di quelle altre, però vabbè, so, questo nella mia vita non avrei forse neanche mai mangiato la prima volta. Poi mi sono spostata al Famina, dove ho preso un cavolfiore, perché sono in offerta a 99 centesimi al chilo, e l'ho preso, adesso lo cucino. Poi ho preso le arance, che non sono biologiche, però sono kombucha edibile. Quando ve le prendete, dovete controllare, vedete che c'è scritto prodotto non trattato in superficie, bucce edibile. Questo significa che non ha subito un trattamento per mantenere il colore e tutte le storie, e quindi insomma si è beccato meno veleni, si spera. Naturalmente sono italiane, quindi insomma questo già mi ha fatto pensare di farmi venire voglia di acquistarlo. Poi mi sono presa una verzona, perché anche queste sono a un prezzo buono, 45 centesimi, vediamo se riesce. Ugo, questo è il cagnaccio gigantesco, che non so perché abbaia, e quindi l'ho presa perché avevo visto una ricetta con la verza. Adesso dovrò ritrovare la ricetta perché non la ricordo più. E poi ho preso la pasta lì alla Selex, perché comunque è 69 centesimi, mi sembra così. A noi non dispiace questa pasta, quando sono, non trovo l'altra che uso di solito, prendo questa qua, basta che sia integrale, per me bio è sufficiente. E poi sempre lì al Famila l'ho presa questa qua, che è quella che uso, questa farina qua è quella che uso per fare la pizza, che viene veramente splendida perché contiene pasta madre, e quindi dà una croccantezza particolare a tutto quello che si prepara. Ecco, questa diciamo è la mia spesa di oggi, a parte poi la solita insalata per mio figlio, ma quella ve la risparmio. Ok, adesso provo a fare i falafel e dopo vi faccio vedere come sono.
L'afta e poi le bustine, non si fa altro che mettere dell'acqua bollente sul composto che c'è dentro. Io di solito ne metto sempre un po' di meno di acqua di quella che dicono loro che mettono, perché poi alla fine altrimenti vengono troppo molli. E niente, le si lasciano riposare per 15 minuti finché dopo si fanno le palline e io le passo nel pangrattato anche. E se no, insomma, io le faccio al forno, se possono anche friggere. Il profumo è buonissimo anche perché c'è veramente un sacco di cumino e questo mi attira molto perché io adoro il cumino. Ecco, ripassati con l'olio e brevemente in padella vengono così. Sono un po' coloriti qualcuno perché naturalmente mi ha ricevuto una telefonata nel frattempo. Però insomma si possono tenere un po' più chiari, però adesso sono più saporiti. Erano già buonissimi, io li consiglio veramente, sono buoni, eh.